Bill, I'm really honored because you know Italian journalists know very well. My opinion is clear: the future belongs to the city. And I said that when I was mayor, but I confirm, I absolutely convinced about that. And I think the mayor of New York City, obviously, if the future belongs to the city. The mayor of New York City is a very important personality in the future of politics around the world. And so for this reason, I am really proud to hear Bill. I think absolutely interesting and important, the big challenge about education. I think for a mayor, but also for a prime minister, for a central government, now the role of education is the most important role in the policy. You can imagine some answers in the problems every day, but the only possibility to create a future is invest in education. This is also the thing I said this morning during the General Assembly of the United Nations. This is the thing that said yesterday by Bill in the same occasion, in the same assembly. And obviously, I'm also very, very proud for the Italian origin of Bill. Noi italiani dobbiamo essere molto fieri del fatto che il Made in Italy è tante cose. Il Made in Italy è vestiti, è food, è vino, è qualità, è design, è la nostra ingegneria, ma possiamo dirlo, il Made in Italy negli Stati Uniti che ha funzionato è anche quello di straordinari sindaci italo-americani e nella storia di New York, tutti voi sapete l'importanza che hanno avuto alcuni sindaci, cominciare, non vorrei fare una gaffe, ma immagino Raffaello La Guardia come il sindaco italiano che forse ha più lasciato il segno. Bene, oggi c'è un sindaco italo-americano che dice siamo paesani, che è un'espressione bellissima, e io credo di poter dire che al di là del piacere politico del rapporto con Bill de Blasio per la sua ispirazione, per la sua scelta, anche il fatto di avere a che fare con un sindaco italo-americano nella città più importante del mondo è un elemento di orgoglio. E per tutti questi motivi, in bocca al lupo a Bill, good luck. I think we must absolutely work together for the next challenge. I believe that the future is a future with few problems, big problems, but I'm sure if we invest in a different idea of education and politics, we can win this challenge together. Thank you so much. Il successo di Renzi in Italia è necessario. Io dico forza Renzi. Basta che tu mi dica forza Italia. We need to welcome the Prime Minister of Italy, Matteo Renzi, and his wife, Agnese Landini. We also welcome the Ambassador of Italy, Claudio Silvero, the Minister of Environment, Gianluca Galletti, Presidents Pier Ferdinando Casini and Fabrizio Cicchito, and the entire parliamentary delegation to the Tonga,
as well as the Vice Minister for Environment, Silvia Vedo. And we extend our warmest welcome to the Governor of the State of New York, Andrew Cuomo, that I would like to thank for his presence here tonight and who will be so kind to say a few words. As you know, before flying to New York to take part in the UN General Assembly, President Renzi was in San Francisco, where we met with the smart members of the Silicon Valley community and the Italian startups of the West Coast. He will continue his American journey, flying tomorrow to Detroit to reach another kind of Italian presence there. I'm also very happy to have the opportunity to show to the Prime Minister that there is a lot of Italy in New York that goes beyond the United Nations. For example, reading a book by two members of our community entitled Tech in the City, I found out that the East Coast, please government, tell me that it's true, is not less important than California in the technology sector, and that many Italian startups found their way in New York and the three-state area. In fact, since the first wave of Italian immigration to the US and to New York in particular, the flow never stopped, although on a smaller scale. What has changed over time is rather the profile of this new generation and new migration. More educated people were moving to New York, artists, scholars, architects, musicians, and many young people who often came here to complete their studies and then decided to stay. They are now lawyers, brokers, medical doctors, researchers who keep strong ties with Italy. They found here something which is not always easy to find in Italy. People ready to invest in their ideas, their education and their creativity. Signor Presidente, lei ha parlato anche qui a New York di semplificazione, di passaggio dalla burocrazia all'era informatica e vogliamo farle sapere che noi siamo dalla sua parte in questa battaglia. I miei colleghi del Consolato ed io facciamo parte di questa burocrazia contro la quale si scagliano le strali di molte persone insofferenti nei confronti di procedure talvolta kafkiane a cui devono sottoporsi. Lo dico anche ai parlamentari che abbiamo il piacere di ospitare stasera. Aiutateci a alleggerire il peso di norme e procedure sovrabbondanti che ci impediscono di essere veramente al servizio dei cittadini italiani e delle imprese italiane che vivono e lavorano in questa parte del mondo. Vorremmo veramente lavorare in modo intelligente ed efficiente, mentre siamo invece costretti ad essere burocrati un po' riottosi, che nella migliore delle ipotesi prendono anche qualche rischio personale, ma possono solo sforzarsi di trovare soluzioni di buonsenso agli inestricabili problemi dei connazionali. E non è facile, signor Presidente, sentirsi scattanti e moderni se entrando in consolato alle 9 di mattina troviamo, come mi è successo ieri, un'impiegata che è qui presente oggi alla disperata ricerca di un fax. Pare che l'unico esemplare rimasto sia gelosamente custodito nella mia segreteria, perché non so quale ufficio in Italia non accettava altra forma di comunicazione. Ma signor Presidente, il sistema Italia di New York al completo. Il consolato, con l'Istituto di Cultura, l'ICE, l'ENIC, la Scuola d'Italia, la Camera del Commercio, il CONI, la Banca d'Italia, insieme alla nostra ambasciata a Washington e con il prezioso sostegno delle associazioni italiane e italo-americane e delle autorità locali della cui vicinanza ha avuto, credo, una chiara testimonianza in questi giorni, il sistema Italia di New York è estremamente determinato a far sì che il patrimonio di italianità che è giunto qui negli anni al seguito dei nostri connazionali sia valorizzato e contribuisca a rafforzare ulteriormente i legami culturali, economici e politici tra Italia e Stati Uniti e ad offrire idee e prospettive per il futuro dei giovani di qua e di là dall'Atlantico. Anche noi, signor Presidente, siamo molto determinati e piuttosto testardi.
Grazie mille, buonasera a tutti. Let me salute you. First of all, give a special thanks to Governor Andrew Cuomo for your presence, for his presence here. It's very important for us. You know, the leadership of Governor Cuomo is absolutely important for this state, but in general for this country, and for the importance of this country is absolutely important for the everything in every man and woman who work for politics around the world. So thank you so much for your presence, and I know we can absolutely continue in this relation, and I wait for you in the next Expo Milan 2015 in Italy from May to October in a very, very, very important event. Also because Expo could become the most important opportunity to create new strong ideas for Italy, and I think this is a great opportunity also for you. We invite Mr. Cuomo, but also for you, the open our doors. Lasciatemi parlare alla comunità italiana che è presente qua. Io so che molti di voi vivono in questa città, che è la città più importante del mondo, con lo spirito di chi sta vedendo realizzati i propri sogni. Ed è una cosa molto bella. È una cosa molto bella che New York abbia accolto nel corso degli anni, nel corso dei decenni ormai, i sogni più disparati e li abbia trasformati in progetti straordinariamente affascinanti. Credo che questo valga per i nostri nonni, i nostri bisnonni, che vedevano da arrivare da lontano, scorgere da lontano il profilo della Statua della Libertà, come nei racconti, nelle storie che abbiamo imparato a leggere e che abbiamo imparato da mai. Vale per chi invece più comodamente arriva in aereo, ma si lascia dietro di sé un bagaglio di emozioni, immaginando quanto sia difficile costruire il futuro, eppure lo fa, con determinazione, con coraggio. Ecco che le parole del primo ministro italiano in questa città sono parole che devono innanzitutto sentire il carico di storia, di peso di storia straordinariamente grande di una comunità, la comunità italiana, che ha segnato questa città, che si è fatta segnare e che ha segnato questa città. Dai livelli istituzionali a quelli imprenditoriali, dai momenti di sport fino alle espressioni culturali, noi abbiamo molto imparato da New York e contemporaneamente abbiamo dato qualcosa a questa città per farla diventare quello che è, una grande, forse la più grande capitale globale del mondo. Eppure vorrei parlarvi non nella veste di cittadini newyorkesi o di abitanti di questo, residenti in questo grande sogno che è l'American Dream. Vorrei parlarvi nella vostra veste di cittadini italiani, o comunque di persone che amano l'Italia, che vivono l'Italia come una patria che è innanzitutto una patria di affetti, indipendentemente dal passaporto. Io credo che l'Italia possa e debba fare di più, e che noi dobbiamo abituarci a pensare che il mondo globale non è quel pericolo e quella minaccia che ci hanno raccontato. Per anni nel dibattito italiano, lo avrete senz'altro seguito perché siete sicuramente attaccati a questo tipo di discussione, si è rappresentata la globalizzazione come la più grande incognita per l'Italia, come il più grande problema per l'Italia. Si è detto, prima eravamo un paese medio in un mondo piccolo, eravamo sulla cortina, al confine, eravamo importanti per questo. Adesso che il mondo butta giù le barriere e che diventa un mondo piatto, non c'è più spazio per l'Italia. Difendiamoci, stiamo impauriti, stiamo coperti. Questo atteggiamento è stato l'atteggiamento più sbagliato che l'Italia potesse avere nel corso degli ultimi anni. La globalizzazione è la più grande opportunità per la nostra terra e pochi come voi possono saperlo. Pochi come voi conoscono la domanda d'Italia che emerge in tutti i settori economici, culturali, sociali, civili. Pochi come voi sanno
che l'espressione made in Italy non è soltanto un vestito o un vino, non è soltanto un prodotto di alta tecnologia o di meccanica tradizionale. Il made in Italy è innanzitutto un lifestyle, un modo di vivere, un modo di relazionarsi alla vita tutti i giorni. E in un mondo che ha 800 milioni di nuovi consumatori, dobbiamo smettere di pensare che la globalizzazione sia un problema. La globalizzazione è per noi la più grande delle opportunità. Il mondo globale chiede bellezza, il mondo globale chiede Italia. A noi il compito di dare una risposta. In questi anni forse non ci siamo riusciti fino in fondo. Lo sforzo di tutti noi, indipendentemente dalle idee politiche, come sapete è più presente la rappresentanza parlamentare, che per definizione è una rappresentanza parlamentare che tocca vari partiti e vari schieramenti, io credo che lo sforzo di tutti i partiti e del governo va da sé, debba essere oggi quello di dimostrare con forza che noi amiamo il nostro passato, ne siamo orgogliosi, ne siamo gelosi. Bellissimo essere gelosi di qualcuno o di qualcosa, ma siamo gelosi anche del nostro futuro. Siamo innamorati anche del nostro futuro. Non pensiamo che l'Italia abbia già detto tutto. Perché questo accada c'è bisogno di cambiare. C'è bisogno di applicare le leggi, come per esempio quella che proibisce l'utilizzo del fax negli uffici, per l'immigrazione al posto. Ma c'è bisogno anche, io non capisco perché parlate sempre soltanto sui fax, è una cosa che mi dovete spiegare. Ma credo che ci sia un grande spazio per noi, purché noi per primi cambiamo, purché noi per primi siamo pronti a capire che la grande lezione che questa città sicuramente insegna è che se si vuole essere in grado, se si vuole restare a galla bisogna correre. È un po' una bicicletta a New York, per stare in equilibrio devi correre. È la stessa cosa che vale per l'Italia. Stando fermi si cade. Muovendosi e accelerando siamo in grado di mantenere un equilibrio che è un equilibrio di bellezza e di dinamismo, non è un equilibrio di tristezza e staticità. Ecco allora che il mio impegno è quello di provare a cambiarlo davvero, questo meraviglioso paese. Cambiarlo perché resti se stesso, cambiare la burocrazia, cambiare le regole del gioco sul lavoro, cambiare il pacchetto istituzionale e costituzionale, essere finalmente in grado di avere una giustizia che dia in tempi certi un responso e non faccia attendere 3 anni, mentre magari le corti americane, francesi, inglesi, tedesche impiegano 1 anno per dare una sentenza come giustizia civile. Noi, questo paese, vogliamo cambiarlo, però vi chiediamo una mano, anche se non siete in Italia, anche se non votate, magari votate perché è d'altro, avremmo deciso di non votare noi per qualche anno, per cui siamo lì. Non è questo il punto. Non vi stiamo chiedendo un consenso o un impegno di natura elettorale, vi stiamo chiedendo molto di più, vi stiamo chiedendo di fare i cittadini. E allora per questo non smettiamo di credere che il futuro dell'Italia sia una grande opportunità. Non rassegniamoci alla rassegnazione. E non si tratta genericamente di essere ottimisti. Si tratta di essere consapevoli che sì, abbiamo dei problemi, per carità, ci sono dei numeri che non vanno, ma c'è una straordinaria forza nel nostro paese. Abbiamo un debito pubblico alto, sì, è vero, ma abbiamo la ricchezza privata più alta del mondo occidentale. Abbiamo le occasioni, le aziende che continuano a crescere talvolta nonostante la politica. È un po' paradossale, si direbbe che le aziende crescono grazie all'impegno dei politici, talvolta nonostante. E abbiamo soprattutto quella straordinaria capacità di essere innovatori e curiosi. A me colpisce, finisco su questo, un'espressione. Non facciamo all'italiana, tante volte ce lo diciamo. Oggi l'ha detto il ministro del lavoro, ha detto non voglio fare l'ennesimo pasticcio all'italiana. È normale, capita che arriviamo in aeroporto, a JFK e il figlio scatta dalla coda e non fare l'italiano, torna in fila. Oppure quante volte ci diciamo quando siamo in Italia, ma hai chiesto lo scontrino, non fare l'italiano. Perché tutti noi siamo abituati a pensare male di noi stessi. E pensiamo che fare l'italiano significhi essere un po' un fubacchiotto. Voi sapete che in tutto il mondo l'espressione fare l'italiano vuol dire un'altra cosa.
fare gli italiani significa aver fatto le opere d'arte più straordinarie, aver fatto le invenzioni più incredibili, essere riusciti a creare dal motore a scoppio fino ad essere, in questo caso nella Silicon Valley, ma non dubito anche nella East Coast, capaci di creare non soltanto delle start-up ma dei sistemi di straordinario fascino e suggestione per il futuro. Fare gli italiani allora significa essere i custodi di una bellezza senza fine, di una bellezza senza eguali, che ha bisogno oggi di essere rilanciata nel futuro. E questo è il nostro obiettivo, essere gelosi del passato e gelosi del futuro. Se per farlo occorrerà fare qualche battaglia in Parlamento, la faremo. Se per questo occorrerà sfidare qualche potere forte o presunto tale in Italia, lo sfideremo. Se per questo, anche se io più che i poteri forti temo i pensieri deboli, quelli che fanno tante chiacchiere e poi non riescono a cambiare alcunché, se ci sarà bisogno di fare la nostra parte, io vi garantisco che la farò. Però vorrei chiedervi una mano, fate gli italiani, che non vuol dire saltare la fila o non chiedere lo scrutinio. Fate gli italiani, ricordatevi la grande bellezza che siamo chiamati a rappresentare, e se lo faremo tutti insieme, beh, io credo che torneremo ad essere orgogliosi di un paese che ha un passato straordinario, ma che anche grazie a noi consegnerà ai propri figli la più bella delle occasioni, l'occasione di tornare a essere se stesso. Grazie di cuore per essere qui. Grazie davvero. Until now, the government program, after having had the exquisite pleasure to have to welcome here the consulate governor Mario Cuomo and our beloved Matilda Cuomo, now we are today really happy to welcome the actual, the present government, the governor of New York State, Andrew Cuomo. Grazie a tutti e benvenuto a tutti. Mi dispiace, ma io devo parlare in inglese, perché io parlo italiano, ma solamente un pochino. Io ho studiato la lingua nella scuola per 4 anni, ma forse 20 anni fa, e sono vecchio adesso, so I don't remember that well. But first, a great welcome to the Prime Minister and the First Lady and his team. Let's give them a round of applause and welcome here. State of New York is the second largest Italian population outside of Italy. So we relish the Italian-American culture here in the state of New York. That has nothing to do with California and that West Coast. Not even any reason to go to the West Coast. I don't think. If you stay on the East Coast, it's better. We have a very large Italian population. I have a pleasure of being an Italian-American governor. I come from what is referred to as a mixed marriage, though, in New York. My father's people were from Napoli, and my mother's people were from Sicily, so that was a mixed marriage. But they got along very well. My father was governor from 1982 to 1994, and he worked very hard to strengthen the bonds with Italy. And I want to start where he left off. There's a special connection between New York and Italy, and I want to make it even stronger. In truth, the Italian-American community in New York, in this country, has never been given its just due. The story of the Italian-American people is not a fair story, and it hasn't been communicated. The Italian-American community is portrayed in movies and in books as a crudo community. And where the truth is the exact opposite. The Italian culture, the finest artists, the finest musicians, the most sophisticated culture, a culture of civile is what the Italian culture is all about. And I want that message to radiate in this state and in this country, because that is the truth of the Italian-American people. And I want this country to know the truth of the culture of the Italian people, because they deserve to. Secondly, as the Prime Minister was pointing out, the world is shrinking
on us. It's getting smaller and smaller every day. And the distance between Italy and the United States has gotten smaller as the world has shrunk. And our ability to reach out across the ocean and help one another has gotten easier and more necessary than ever before. We can help each other immensely in terms of economic development, in terms of energy issues, in terms of public health issues. All of these issues that were at one time one country's issues are now global issues. And our ability to do things together is more important than ever before. And it would be my honor and my pleasure to develop stronger relations with Italy during my tenure. We're excited about the Prime Minister. Everybody is. He's a young star. Everybody sees it already. The reports are all that the Prime Minister is un forte, un bravo, which is important. Not me, I'm un poco sottovoce e un delicato. Fa scherzo. But it is a very tough time to be in government. Whether it's Italy or whether it's New York, the challenges are very real, and the challenges are very true. The economy is bad everywhere. The challenges of terrorism that we're dealing with in this country now, that God forbid they move towards Europe, are very real. And you have to be strong. In politics, it's a tough choice because people resist change. Change is hard. But change is necessary for the future. Because if you do not change, you do not grow. And if you do not change with these times, you do not flourish. So it takes a strong leader to take a government and a people through these times. And I believe you have that leader in this Prime Minister. And it's going to be my good fortune to do as much as I can in friendship, in association, helping each other and working together on both a cultural and an economic basis. I'm excited about it. I'm excited about the future. I told the Prime Minister I just have a few days. I have a little election that I have to get through in November. But once I get through my election, I'm going to come visit. I'll stay maybe un mese. And I told the Prime Minister, la mia casa e la tua casa. Congratulations, Lord. To everybody, and now after the speeches, it's the moment to enjoy some refreshments in the other room. And I invite you also to enjoy this room because there is a beautiful installation from a young Italian artist. And we decided for the culture, to promote Italian culture, to really host as soon as every time is possible. Young artist in the consulate. So enjoy the consulate, enjoy that. You know that October is the Italian Heritage and Culture Month. Governor Cuomo is always with us in the Columbus Day Parade. And maybe we can invite the President Renzi to come next year. Okay? You are right. And there are a lot of events. You can find a calendar of these events for October in the magazine iItaly that you can find around in the consulate. So please enjoy and thank you again.